Ciao a tutti, ben tornati naturalmente. E oggi mi piacerebbe parlare, come avete capito dal titolo, di quella che secondo me è la relazione tra il concetto di cultura e il concetto di intelligenza. E una piccola premessa: non ho intenzione di insegnare nulla a nessuno, ci mancherebbe altro. E quella che vi propongo è la mia personalissima opinione riguardo appunto a ciò che lega questi due termini, questi due concetti, e poi mi farete sapere se siete d'accordo oppure no. Naturalmente tutte le opinioni, finché sono pacifiche, insomma, sono ben accette, anche perché ciascuno di noi poi può imparare qualche cosa dagli altri. Partirei subito da considerare due aspetti che sono agli estremi, no? Molto spesso si sente dire che la relazione che c'è tra la conoscenza e quindi la cultura e la conoscenza, appunto, scusate, l'intelligenza, perdonatemi, tra la cultura e l'intelligenza è una relazione di uguaglianza. Quindi una persona che studia, quindi si accultura, diventa intelligente. Questo sicuramente è vero perché abbiamo tanti esempi di questo tipo. Poi però c'è anche chi dice che la cultura, quindi lo studio, in questo senso la cultura di tipo nozionistico, quindi quella che si acquisisce con lo studio, non è necessariamente fonte di intelligenza, anzi dice molto spesso che no, non è vero. Chi studia magari non diventa veramente più intelligente di altri, quindi possiamo dire che l'intelligenza e la cultura sono due cose completamente diverse. Poi c'è secondo me una via di mezzo, posto il fatto che quest'ultima relazione tra i due concetti può comunque non essere condivisibile in tutti i casi, perché così come ci sono persone laureate che hanno tanti master, eccetera, che non sono delle persone intelligenti, ma sono delle enciclopedie umane che sanno tante cose, ma non le sanno spiegare, per esempio, è anche vero che ci sono delle persone che non studiano e che non diventano intelligenti, ma perché non hanno voglia di diventarlo, o persone che invece non hanno studiato o non studiano e sono molto intelligenti, quindi sono sempre delle cose relative. Ma c'è secondo me anche una via di mezzo, cioè questi due concetti, quindi il concetto di cultura e il concetto di intelligenza, possono essere uniti anche da un altro termine che poi naturalmente rispecchia un altro concetto, che è la curiosità. Secondo me, in qualunque settore, la curiosità è ciò che veramente può far nascere la vera conoscenza, perché in qualunque settore si può decidere di imparare, quindi apprendere tutte le nozioni possibili, senza però veramente volerle capire, e a quel punto si diventa, come dicevo prima, un'enciclopedia umana, oppure si può decidere magari di cercare di capire qualche cosa. E ora io non voglio giudicare nessuno, dico solo che mi è capitato di vedere magari certe persone molto acculturate, quindi con grandi conoscenze, però incapaci di spiegare a qualcuno che non è del giro, possiamo dire, che non fa parte di quel mondo, delle cose, perché probabilmente non le hanno capite fino in fondo, in modo tale da riuscire a semplificarle, o perlomeno, più che semplificarle, a utilizzare dei termini più semplici. E ho capito che secondo me una delle cose più belle che può capitare a una persona che ha la fortuna magari di poter studiare, di acculturarsi su qualunque disciplina, io studio all'Università di Giurisprudenza, quindi ho scelto un ambito giuridico, ma tutti gli ambiti hanno pari dignità, ci mancherebbe altro. La cosa più bella secondo me è cercare di fare proprie le cose che si studiano, che si apprendono, per riuscire anche magari a spiegarle a qualcuno che non è, come dicevo prima, del giro, nel senso che non ha scelto questo settore, che però magari è interessato. E quella persona lì probabilmente ha un qualche cosa addirittura in più di chi ha scelto un determinato settore, perché se arriva ad interessarsi di un settore che non è il suo, vuol dire che ha proprio una voglia di imparare, ha voglia di imparare o di capire anche soltanto. E l'unico modo per poter spiegare a questa persona certe cose è cercare appunto di utilizzare dei termini, magari che non siano eccessivamente tecnici, o se si utilizzano termini tecnici, di spiegarli con termini più semplici. E questo perché la cultura, e qui arrivo alla conclusione di quello che poi è il mio discorso, secondo me
è sicuramente fonte di intelligenza, ma secondo me dovrebbe anche accompagnarsi, o meglio, la persona che studia, che quindi si acculturata, dovrebbe anche cercare di sviluppare una capacità espositiva, nel senso di imparare a spiegare quello che ha capito, anche a una persona che non ha mai studiato quelle cose, anche ad una persona che, come dicevo e lo dico per la terza volta, è fuori dal giro. Questo perché solo in questo modo si possono ottenere, secondo me, due cose. Primo, si può essere sicuri di aver capito quello che si è appreso perché si è in grado di spiegarlo veramente nei minimi termini. E poi perché in questo modo si può permettere a una persona che si rivolge a noi, perché in qualunque settore magari siamo un po' più competenti. Ora io sto ancora studiando, quindi essendo ancora all'università so qualche cosa, non pretendo mica di essere un conoscitore del diritto ai livelli massimi, ci mancherebbe altro, però qualche cosina la so già anch'io. E il fatto mi è capitato di poter magari spiegare, ma così, ma molto tranquillamente, a qualcuno che mi chiedeva magari qualche piccola cosa di diritto civile, di diritto penale, di diritto amministrativo, qualche piccola cosa, insomma, spiegargliela e vedere che riusciva a capirla, quindi riuscivo io a spiegarmi bene, perché fino a prova contraria io non dubito mai dell'intelligenza altrui, cioè di solito, a meno che proprio non ci siano delle palesi manifestazioni di non intelligenza, se io spiego qualche cosa a qualcuno e questa persona non la capisce, mi pongo il problema se non sono stato io a spiegargliela male. E ho proprio notato che è bello vedere che certe persone, è capitato poi anche a me a volte, chiedono a qualcuno che si intende veramente di un certo settore qualche cosa, ed è bello vedere che quella persona che si intende appunto di quel settore, o si intende come nel mio caso comincia a intendersi, ecco, visto che sono ancora agli inizi, se vogliamo, dal momento che studio ancora e non opero nel mondo del diritto per davvero, ecco, però dare un piccolo contributo e provare a spiegare qualche cosa. Per questo vi dicevo che alla fine la curiosità è veramente alla base della conoscenza e della cultura, o meglio, è l'elemento che lega queste due cose, perché chiunque può essere curioso. Può essere curiosa naturalmente la persona che studia quelle cose perché si è scelto di farlo e perché è curiosa di saperlo, ma può anche esserlo la persona che decide invece di fare altro nella vita, ma ha qualche curiosità e di tanto in tanto chiede. E quindi secondo me è molto molto importante che la persona che si accultura, nel senso che impara e apprende delle nozioni in un determinato settore, cerchi anche di rendere chiare le sue spiegazioni quando qualcuno gliele chiede. In questo modo dimostra non soltanto di essere acculturato, ma di essere anche intelligente, nel senso di capire che l'altra persona non può magari capire quegli argomenti con certi termini perché non è abituata. E la persona che chiede, quindi che cerca di imparare, dimostra una grande intelligenza perché è curiosa, quindi ha la curiosità di capire certe cose. E questo è un po' quello che penso riguardo alla relazione che c'è tra questi due concetti. Quindi, secondo me, per dirla proprio in parole povere, anche se l'ho già detto più volte, ma così chiudiamo il video con, diciamo, una sorta di chiarezza finale, se vogliamo, spero. Secondo me la parola che lega queste altre due parole, quindi la cultura e l'intelligenza, è la curiosità, il concetto di curiosità. Chi è curioso può veramente diventare molto intelligente, perché non basta lo studio per diventare intelligenti, ma ci vuole l'attitudine a imparare le cose, e questa la possono avere tutti, dal primo all'ultimo. Chi studia, chi non studia, chi ha soltanto la voglia di imparare perché gli interessa qualche cosa, la curiosità è, secondo me, veramente alla base della conoscenza e quindi poi anche dell'intelligenza. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao a tutti!